Signori, benvenuti nel nono episodio di Minecraft Hardcore. Quest'oggi iniziamo la farm perché, come vi dicevo nello scorso episodio, andremo a creare la nostra prossima potentissima spada, visto che questa ha letteralmente 10 utilizzi e niente, ci abbandonerà proprio in questi 2 minuti, cercando di tirare le ultimate. Come vedete, era tipo al 25% di utilizzi, un po' meno. Ho deciso di sfruttarla fino all'ultimo. Infatti mi ha fatto farmare quella ventina di livelli, ma adesso è ai suoi sgoccioli. Abbiamo solamente 6 utilizzi. Questo era il quinto. 4, 3, 2, 1. Oh no! Si è rotta prima che pensassi. Vabbè, continueremo con l'ascia. Ed ecco qua, qui è tutto quello che abbiamo farmato. E niente, questi li possiamo buttare via, tanto ne abbiamo anche troppi. L'instant health, vabbè, non ci serve tanto. Qui droppiamo via tutto e possiamo tornare alla nostra base. Magari ripulendoci tutto l'inventario. Gli smeraldi li teniamo. Mi fa quasi male al cuore non vedere il secondo slot del mio inventario occupato da una spada. Ma oggi per fortuna ne creeremo una più potente. Ed effettivamente dovrei fare anche degli utensili potenti, perché finora ho utilizzato una spada senza enchant, una pala a cui abbiamo messo efficiency 4 nello scorso episodio per fare le due farm. Questo è un problema. Oh, e pure quello con l'armatura incantata, poi. Allora, tu, via. No. Ok, vedete, già è un problema perché senza spada danno ne facciamo poco. Comunque dicevo, abbiamo una pala con poca roba e siamo rimasti con praticamente il piccone con il 20%, l'armatura che tra poco andremo a cambiare perché i gambali sono praticamente andati, i piedini sono perfetti così e il resto si sta distruggendo tutto. Infatti qui abbiamo un utilizzo. Vabbè, c'è ancora della pietra che non ho tolto. Comunque non mi capacito di come il villager zombie sia lì e mi riesco ad addormentare su Minecraft, perché dovrebbe esserci il tipo il monster nerve, mostri vicini, eppure abbastanza lontano secondo il gioco. Comunque scendiamo qua sotto, prendiamo dei lapis. Qui dovrei avere dei libri utili, no, però gli smeraldi. Allora, intanto totem lo lasciamo qua. Ah, questi sono ancora quelli vecchi che devo utilizzare. Che ho provato a rinominare con la texture, ma troppo Optifine non mi funziona più adesso, quindi. Ok, finalmente ho trovato la chest. Però ci servirà ancora per prendere. Credo che mi serviranno almeno 3 o 4 spade. Che ho 2 frecce. Non lo so, ma le andiamo a mettere qua. Ho anche 64 bellissimi inutili stick. Perfetto. Di sicuro 2 spade le facciamo subito. E andiamo a vedere Sharpness 3. No, sinceramente Sharpness 3 non lo prendo. Magari facciamo anche un piccone. Efficiency 3 non mi interessa. Altri oggetti che dovrei fare è la pala e l'ascia. Ma anche qui Efficiency 3. Vabbè, dai, facciamo un enchant di livello 1. E vediamo Fire Aspect. Potrebbe essere interessante. Fortune 2. E anche qua Fortune 2, ma io andrei con Fire Aspect, Sharpness 3, Unbreaking 3. Dai, non è male. Se ce la teniamo da parte, avremo un Efficiency 4. Qui stessa cosa, mentre sull'altra spada un altro Sharpness 3. Io non me la rischierei, eviterei di buttare via. Oh no, questa non va disenchantata, volevo disenchantare questa. Eviterei di buttare via livelli. Qui abbiamo un knockback, però qua abbiamo un Efficiency 4. Andiamo con il knockback, tentiamo. Ok, è uscita una spada abbastanza carina. Se io per caso decidessi di fare un'altra spada, cosa mi daresti? Un unbreaking, mentre sul piccone fortuna. Io tenterei l'unbreaking con Fire Aspect, ok, non è male, ma non è neanche benissimo. Visto che questa è la meno potente di tutte, la togliamo. Smite 4. Non ci serve. Proviamo l'unbreaking, ma prima voglio vedere cosa c'è qui. Unbreaking anche qui. Efficiency 4. Potrebbe uscire un Efficiency 5 da qui. Abbiamo un altro unbreaking. E uno Sharpness 4. Ecco, questa la teniamo da parte perché è interessante, la mettiamo qua. Queste due devo disenchantare una delle due. Disenchanterei quella col knockback perché Fire Aspect ci metto sempre tanto a trovarlo. Sì.
Potevo anche stare zitto. Quando non lo cerco, lo trovo. Potrei anche tentarlo, però non mi fido molto. Quindi togliamo il piccone e vediamo se ci esce qualcosa. No, facciamo un livello 1. Un knockback, ecco. Knockback. E sharpness 3 non è malaccio, però la disenchantiamo. Eccolo, looting. Questo non mi interessa, anche se c'è una spada singola, la teniamo, perché è importante looting, soprattutto per la farm. E come vi avevo detto, dobbiamo fare già la quarta spada. So che sembra che butto via diamanti, ma fidatevi che non è così. Abbiamo il nostro piccone, che sinceramente tanta roba, mentre sulla spada... Spada, un altro knockback. Tentiamola. Ah, tanta roba al knockback. Sweeping Edge è interessante. Unbreaking va bene. Smite lo dobbiamo eliminare, ma comunque queste due sono le migliori spade che sono uscite fino ad ora. Ci mancherebbe Fire Aspect che abbiamo qua, il looting che abbiamo qua, ma vi direi, disenchantiamo Fire Aspect per provare a trovare un altro tipo di enchant, tanto la farm è lì pronta. Proviamo knockback. No, quello che serve a me è un altro sharpness 4, l'ho chiamata. Allora, gli enchant della spada sono 6 o 7, non mi ricordo, però abbiamo sharpness, looting siamo a 2, breaking siamo a 3, sweeping edge siamo a 4, knockback siamo a 5. Ci manca lo fire aspect, quindi lo andiamo a cercare con questa spada che era la meno interessante. Un altro sharpness 4 con knockback, ma lo disenchantiamo perché costerebbe molto di più unire questa. Abbiamo un unbreaking, si può tentare, non è uscito niente, peccato. Ci sarebbe un Fire Aspect 1, io tenterei qua. Ok, non è uscito nulla. Prima di tornare alla farm e rifarmare qualche livello, voglio fare una cosa, ovvero unire i due picconi. Così costa 11, così costa 25. Ma io farei una roba del genere. Non abbiamo più Libri Mending, quindi ne scambiamo un paio. Ah, salve. Tu mi dai 1, 2, 3, 4, così che ti porto su di livello. Un po' cosa scambi, poi niente di interessante. Ti metto via questi, poi uniamo questi due, che costa solo 2. E poi qua costa 16, mentre così 26. Questo è il nostro piccone finale. Abbiamo anche la spada, che è tanta roba, però cercherei di unire tutto quello che possiamo dopo. Mentre altro, niente signori, andiamo a farmare ancora un pochettino. Ok signori, ultimo ride, per adesso abbiamo farmato abbastanza. Mi si sono rotti i gambali, quindi finalmente indossiamo questi qui. E oddio, quanta roba che c'ho qua da buttar via. Aia, state calmi, Vex. La madonna. Calmatevi. Forse ho fatto troppi ride di seguito senza aspettare. Però almeno abbiamo capito che è pericolosa anche la farm. Anche perché non avendo una spada, sì, c'ho le altre che potrei usare, ma non avevo voglia. Comunque non avendo una spada ti attaccano di più. Qua non c'è più nessuno, giusto? Una che ho messo le barche. Ciao, infami. Guarda quanti. 2, 4. Sono un botto. Beh, comunque torniamo via prima che ci muoio. Almeno abbiamo fatto post mortal, ma non ci tenevo tanto a farlo, eh. Abbiamo tutti sti oggetti inutili. Basta. Non si metta a cacarmi il c***o. Neanche lei, signor ragno, non si metta a cacarmi il c***o. Aia. Au. Mannaggia te. C'è un bat. Vieni qui. No more Batman. Sai che se mi distruggessi l'armatura mi fa anche un piacere, sai. Però la witch... anche no, eh. Grazie per avermi rotto l'armatura. Ora però puoi anche smettere di... smetti di frecciarmi. Brutta situazione questa. Se smetto di prendere danno... dico come la sono vista brutta, però non era un momento molto semplice. Perché ci sono ancora mostri nelle vicinanze, dai. Infame.
Se non mi fai dormire adesso... Ok, per fortuna siamo ancora vivi, perché per fortuna veramente. E andiamo a prendere questo, finalmente lo indossiamo. Questa la indossiamo. Questi li teniamo da parte. Qua abbiamo i libri mending, lasciamoli qua. E vabbè, ho altri totem da lasciare qua sopra. Il legno devo farmarlo, come ho detto l'altra volta. A noi serviva solo Fire Aspect. Tenterei di trovarlo più presto. Cercando Looting 2, no. Anche se è un bel enchant Looting 2, eh? Mai come la sua versione a livello 3. Ok, perfetto. Abbiamo tutto ciò che ci serve per fare la spada finale. Nulla. E adesso dobbiamo vedere un po' come unirla, perché costerà parecchio. Allora, questa, c'è un problema, non ho un altro libro Sharpness 4. Devo trovare uno Sharpness 4. Potrebbe essere un problema. Knockback no, mi fido di Feather Falling no. Serve che mi dai quell'enchant che interessa a me, no. Però noi abbiamo già Air Aspect, no. Facciamo al posto di questo questo, magari torno a rifarmare di nuovo. Con 72 livelli non puoi dirmi che non troviamo quello che mi serve, perché giuro che mi incazzo. Allora, ho bisogno che mi dai Sharpness e Fire Aspect. Non Unbreaking, bro. Darmi Sharpness e Fire Aspect. No, no. Ok, Sharpness Knockback, va bene. Visto che mi serve Fire Aspect, ho bisogno di un'altra spada. Se non abbiamo Fire Aspect 1, riusciamo a unirne due. Fire Protection non è quello che ci serve. Servirebbe Fire Aspect. Feather Falling 3, sapete che è interessante, però non ci servirebbe a niente. Fire Aspect, ciccio, non è difficile farmi trovare un Fire Aspect. Quick Charge, così. Dai, ma è possibile? L'enchant più inutile del pianeta. Cioè, devo ritornare di nuovo alla fa... Carino. Sai che piuttosto disenchanto la spada con looting. Tanto, cioè prima. Mi serve solo che mi dai un Fire Aspect. Solo uno. Sì, però non a livello 1, pollo d'un gioco. Serve il livello 2. Tentiamo... Niente. Ora ho letteralmente due spade identiche che non mi bastano ad arrivare a livello 30. Però con quel knockback potrebbe esserci Fire Aspect. Potrebbe. Basta scambiare quei villager per fare un livellino veloce. Posso scambiare qualsiasi cosa, non mi interessa adesso. E dammi... No, la campana non mi dà niente. Questo mi dà troppo poco. Sì, ma dammi le lanterne, che tanto le uso. Ah, ecco. No, ovviamente non ce lo dà. A questo punto facciamone a meno. Che vi devo dire? No, non è vero, non ne facciamo a meno. Io sarò intenzionato ad andare avanti finché... Adesso vado avanti finché non lo trovo a livello 30. Così poi me lo farmo. Facciamo prima vederci quando l'avrò trovato. Ragazzi, sono passati un po' di giorni dall'ultima clip, perché veramente mi ero messo lì a cercare sto dannato enchant, non lo trovavo e ho lasciato letteralmente perdere, perché mi ero rotto le palle piuttosto che infuriarmi, me ne sono andato. Quindi oggi proviamo a usare i livelli che mi sono farmato un attimo per trovarlo. Se non lo troviamo non è un problema, per aspect 1 lo so che mi serve, però devi darmelo almeno a livello 2. Sharpness non va bene. Se non lo troviamo non è un problema, però rimarrà una spada incompleta e non mi piacerebbe lasciarla incompleta. E poi prima l'ho trovato tipo 77 volte diverse. Oh, bastava solo aspettare due giorni? Me lo potevi... sì, poi... Se me lo dicevi prima li aspettavo anche una settimana. Cioè, raga, questa è la spada della vita. Se me la davi due giorni fa io ero contentissimo. Questo vuol dire che spenderemo meno livelli del previsto, perché qua abbiamo 1, 2, 3, 4 enchant. Con questo facciamo sharpness al massimo. Qui mancherebbe soltanto Sweeping Edge e Unbreaking, che è questa. Mentre questa, boh, questa qua la possiamo usare per farmare, così che non mi ciula i livelli. Quindi andiamo ad unire questa con questa, 23. Mentre così 23 lo stesso. Però secondo me è meglio provare con questa. Ok, comunque ci è rimasto il libro looting che non abbiamo usato. Ora questa più questa 28, mentre questa più questa 30. Ok, cos'è che sto cercando? Ah sì, il libro mending.
Su quale mi costerebbe meno? Anzi, sapete che non lo metto mending, tanto è una spada, non si consumerà mai. Dobbiamo solamente andare alla farm a fare quei 13 livelli che ci servono per unire le due spade, ma poi siamo a posto. Porca miseria, non riesco mai a incastrarmi a Draptor. Ho fissato la farm più o meno, così che riesco a picchiarli da sotto la barca, solo che mi possono attaccare, quindi devo stare un attimo. Ehi, attento. Bene, ti chiudi. Noi saltiamo giù. Voilà. Torniamo su di nuovo. E stavolta finalmente concluderemo la nostra spada finale. Questa la usiamo direttamente per farmare. Infatti potrei lasciarla dentro l'ultimo slot di sto coso. Ma sapete che anche no, questa la lasciamo semplicemente in una chest e la usiamo quando abbiamo bisogno. Questa già comunque fa 9.5 di danno, questa fa 9.5. In teoria sharpness 5 dovrebbe arrivare o a 10 o a 11 di danno, ma non ne sono sicuro perché non ho mai fatto caso a quanto danno fa una spada, ma so che ne infligge parecchio. Potreste spawnare, amici? Grazie. Aia, oh, che peccato, non mi fate più tanto danno, Vex. Oh, che peccato, mi fate solamente mezzo cuore. Credo mi serve almeno il livello 30. L'ultimo raid, poi che questi 30 smeraldi ce li portiamo via. I livelli bastano e avanzano stavolta, che è una meraviglia. Svuotiamo l'hopper per l'ultima volta, almeno le cose importanti vanno giù. Ok, no, non ci interessa, smeraldi prendiamo noi. E perfetto, ce ne torniamo a casa. Ci sono i miei pantaloni bellissimi, lì c'è il golem, salve. Per caso io ho un armor trim? Qua no, qui nemmeno. Ok, ok, ok. Non abbiamo ancora un trim, che non si possono craftare ovviamente, se non ne ho già uno. Volevo solo, allora, intanto vedere quanto costa la spada, 30 o 28, quindi potremmo usare 3 livelli per... Volevo solo efficiency, ma dato anche silk touch, mi accontento, sinceramente non mi aspettavo di trovarlo, grazie. Uniamo le spade, così diventerà praticamente la spada più potente di Minecraft, che fa 10 di attacco danno. Un tempo non faceva di più, forse mi sbaglio. Comunque, tu rimani qui dentro, tu sarai la mia nuova spada. Potrei anche finire di usarmi nuova questa, ma non mi interessa. In un futuro potrei metterci mending? Sì, costerebbe solo 5. Qui la nostra povera pala non ha molta vita, però fa nulla. Qui mettiamo via gli smeraldi, mettiamo via il resto. C'è un po' d'ordine che mi dà fastidio da vedere così. E tutto è perfetto. Abbiamo creato la nostra armatura finale, cioè l'abbiamo indossata perché creata l'avevamo già fatta. Abbiamo completato finalmente la nostra spada. Abbiamo incintato il piccone, l'ascia. E abbiamo fatte parecchie di cose oggi. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con il 10° episodio. Vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina. Ciao!